Una giornata di studio presso la Lega Navale Molosiglio sugli atti persecutori che vedono i minorenni autori o vittime di reato è stata promossa dall'Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Locale per approfondire e confrontarsi sulle procedure da seguire in caso di stalking alla presenza di esperti del settore. Dall'acquisizione di competenze specifiche del personale alle diverse sfumature del reato spesso collegato a fenomeni di bullismo e cyberbullismo, il seminario vuole fornire gli strumenti per interventi più efficaci a tutela delle vittime. Questo è uno dei compiti, dei tanti compiti che ci sono assegnati e che noi cerchiamo di assolvere al meglio. Abbiamo un reparto che abbiamo sostenuto dall'inizio proprio perché riteniamo che sia strategico nella tutela delle fasce deboli. Gli interventi di questi anni nei confronti di senza fissa dimora, di minori, di donne in difficoltà testimoniano che la scelta è stata assolutamente giusta e che bisogna proseguire su questa strada. C'è una triangolazione in questo tipo di interventi in cui sono fondamentali i rapporti che abbiamo sia con la procura per i minori sia con gli assistenti sociali. Quindi il corso è aperto proprio a questi soggetti perché abbiamo la necessità di rafforzare questo tipo di rapporto. Nell'ultimo anno, a fronte di una crescita del fenomeno, l'Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori ha raccolto 26 denunce ed arrestato in flagranza due stalker. È stata attivata inoltre un'utenza telefonica dedicata alla raccolta delle segnalazioni che permette agli agenti di intervenire con il supporto dei servizi sociali. Alle tematiche dello stalking e del bullismo, la Polizia Municipale dedica come prevenzione anche progetti nelle scuole che hanno coinvolto fino ad ora circa 2.000 studenti.